Salve a tutti e benvenuti nel decimo episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Will of the Wisps, registrato in 4K e 60 fps da PC. Nello scorso episodio avevamo affrontato la temuta fuga dall'acqua con annesso mostro parassita viscido schifoso e ce la siamo cavata anche abbastanza bene, sono morto solo una volta. Detto ciò, abbiamo ricevuto un'altra missione dal buon Quolok. L'acqua scorre di nuovo fino al mulino, porta la buona notizia a Quolok. E noi vorremmo effettivamente portarla. Eccoci qua, quindi ci teletrasportiamo al pozzo vicino a lui. Come vi dicevo, questa abilità è molto utile, fa risparmiare un sacco di tempo al gameplay. Eccoci qua. Salviamo, dato che non lo fa in automatico, questa cosa continua ad essere molto strana. Salviamo, ricarichiamoci l'energia e andiamo. Questo posto ve lo ricordate, vero? Tra l'altro i mostri sono resistentissimi qui. Però ci danno un sacco di esperienza, quindi gradita. Ecco, fatto. Quolok dovrebbe essere qui dietro, giusto? Ora noi possiamo anche usare il rampino per superare questa parte indenni. Ecco fatto, esatto, il bosco silente è da questa parte. Andiamo. Eccolo, Quolok. Bentornato, piccoletto. Nomina do scismo, Ovalo. No che do shek da so. Cor. Nomo fuor. Trofago. Q è caduta nel bosco silente a est, un luogo pericoloso per un piccolo gufo. Trovala, presto! E abbiamo finalmente completato la missione che ci diede Quolok. Ora ne abbiamo un'altra, trovare Q. Quindi andiamoci. Tra l'altro, se le acque sono limpide, vuol dire che possiamo andare anche qui sotto, no? Esattamente. Vediamo cosa c'è qui. Una sacca d'aria per respirare ed ovviamente un passaggio segreto. Ah, però qua mi sa che non possiamo proseguire. Forse con il triplo salto sì. Sì, con il triplo salto probabilmente ci riusciremmo a salire lassù. Però per salire qui tecnicamente ci vuole un'altra abilità. Forse facendo le cose pixel perfect ci si riesce, a prendere quel globo di esperienza. Vediamo se ci provo un'ultima volta, poi andiamo via. Ok, no. No, niente, dai, andiamo. Sentite anche questa bella musica in sottofondo. Mentre andando più in basso qui. Ah! Comunque qualcosa ci siamo presi. Mentre andando di qua. Oh, uno di questi. Qui abbiamo un minerale dei Gorlek, che mi prendo molto volentieri. Mentre questa pianta carnivora fa i suoi porci comodi. Aia. Io mi sono preso quello che volevo e me ne vado. Possiamo proseguire da questa parte. Il mulino si è risvegliato, le acque scorrono pure. Mulino scricchiolante, acque veloci. Ora possiamo pescare, possiamo nuotare. Va bene? E noi possiamo ovviamente proseguire. Vi ricordate che eravamo venuti qua nel primo capitolo? Cioè, eravamo venuti qua prima comunque, nei primi episodi, e non potevamo proseguire. Ora possiamo farlo. Di qua cosa c'è esattamente? Un potenziamento che non possiamo raggiungere. Peccato.
Proseguiamo allora. Non proseguiamo. Quelle piante carnivore sono cattivissime. Curiamoci e andiamo. Più che altro che sbucano a caso e ti prendono senza darti la possibilità di reagire. Eccoli. Mi serve dell'aria. No, sono morto. Rifacciamolo magari un po' meglio ora, eh? Ok, respiriamo qua. Facciamo uscire il mostro. Ti serve un suo proiettile. No, attacca col proiettile. Vabbè, dai, muoio un'altra volta perché questo mostro ha la mira di un... Oh, non so, guarda, no, non voglio dire niente perché poi... Dai, su. Spara. Bravo. Eccone un altro. Il cui proiettile ci servirebbe per salire. Forse non era necessario, però è più stiloso farlo così. Eccoci. Attenzione, Ori. Questi boschi non vogliono la nostra presenza. Ora appartengono a lei. Questo è il bosco silente. Lei ha appena distrutto una delle vecchie case dei Mochi. Bosco silente. E questo qui è uno di quei nemici fastidiosi. Avete presente? Quelli che attaccano con le artigliate. È stato pietrificato. Guardate là anche un altro Mori. Mochi pietrificato. Questi potevano essere distrutti, ok? Possiamo farlo anche ora. Questo forse vuol dire che loro tecnicamente sono ancora vivi quando vengono pietrificati perché ci danno esperienza. Ora io qui mi bloccai un po' all'inizio perché non capii come proseguire. Ecco, in realtà queste bolle sono come funghi. Mi fanno saltare in alto. Qui bisogna prendere bene il tempo e saltare. Sopra possiamo andare. E se non sbaglio di qua c'è un pozzo. Sì, esattamente. Vai, un checkpoint per il teletrasporto, oltre a un po' di esperienza, sempre gradita. Mentre qui, a parte quel Mochi in primo piano, pietrificato anche lui. Abbiamo un altro personaggio. Chi? Un portatore di luce. Quelli come te non sono benvenuti qui nel mio giardino. Quando gli alberi avevano bisogno di me, avevano bisogno di te, non c'eri. E adesso guarda, il mio giardino è praticamente morto, visto? Pietra fredda, polvere amara. Resta soltanto un albero. Ah, ma anche quello è ammalato. Vattene da questo luogo morente, ecco. Come hanno fatto i tuoi simili, a meno che tu non possa curare il mio ultimo albero. Prendi il suo arto avvelenato, portatore di luce. Trova un guaritore della natura. Poni rimedio agli errori della tua gente. Un nuovo oggetto missione sembra grigio e senza vita. Trova qualcuno che sappia tutto sulle piante. Lo troveremo, lo troveremo. Ascolta, lo senti il sospiro del vento del mio ultimo albero? Senza un guaritore, ah, temo che presto perderà la sua voce. Vattene, fammi piangere in pace il mio giardino. Questo, tra l'altro, ragazzi, non avete notato che ha la forma di un albero da cui noi traiamo le abilità? Questo è un gruppo di foglie che noi però non riusciamo a spostare. Mentre qui abbiamo una casa. A cui però non si riesce a entrare. Quindi niente da fare. Proseguiamo.
Ok, andiamo da questa parte, che era la strada che dovevamo prendere prima. Eccola la nostra prossima bolla. Dai, non è uscita proprio in quel preciso momento, eh. Anche questa. Devo aspettare un po' di più. Ok. Guardate come sta in bilico Ori. Le animazioni che hanno messo in questo gioco sono assurde. Possiamo salire qui? Ah, chiave di volta. Andiamo a prendere quelle che ci sono qua. Una. Mi serve il passaggio, bolla, grazie. Mentre qui bisogna salire. E due. Ecco fatto. Come atmosfera anche il Bosco Silente comunque top zona, eh. Top zona davvero. Nei boschi regna un silenzio cinereo e spettrale. Questa era la zona dove c'era Q. Vi ricordate? Sullo sfondo c'erano quei gufi scheletrici. Là, tra l'altro, se notate bene, c'è un nido in mezzo a loro. La sentite, Q? Era tempo di trovare la strada verso casa. Amici caduti, missione aggiornata, esci dal Bosco Silente. Andiamo. Con lei ora possiamo, come a inizio gioco, planare. Però non possiamo usare altre abilità, ovviamente, non possiamo usare il colpo, il rampino, niente di tutto ciò. Guardate anche lo sfondo, quanto è bello! Possiamo però con lei metterci la piuma sulla X, l'arco sulla Y e rivelare nei tesori nascosti sotto le foglie. Bene, comunque io mi metto qui, genero una raffica di vento, esattamente, perché ora la cavalcheremo, ma lo faremo nel prossimo episodio. Nel prossimo episodio usciremo dal Bosco Silente insieme alla nostra amica Q. Perciò ti ricordo di lasciare un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!